Non si può parlare di una semplice partita di calcio. È un confronto tra mentalità, idee, sogni, ossessioni, modi di interpretare la vita, che poi non ha metafore migliori di una sfera di cuoio che rotola su un tappeto verde. C'è chi preferisce stare sulla difensiva e colpire solo quando ha la certezza che il suo affondo possa risultare decisivo, e chi invece pensa che tenerla in mano, la vita, possa nascondere o addirittura eliminare i punti deboli. Il catenaccio, il tiki-taka, la classe, la fisicità, la dedizione, l'estro, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia, c'è un po' di tutto in questa partita. Soprattutto ci sono due squadre che si daranno battaglia per conquistare la possibilità tra un mese di entrare a Lisbona nello Estádio da Luz da protagonisti. Bruceranno gli alberi, ha minacciato Pep Guardiola. Magari l'incendio lo appiccheremo noi quando saremo già lontani con la finale in tasca, ha replicato Ancelotti. Fatecelo vedere tutto questo fuoco, non aspettiamo altro. Dall'Allianz Arena di Monaco, Bayern Real Madrid. Amici di Centro Suono Sport, una cordiale buonasera da Gabriele Ziantoni e Giordano Giusti. E allora Casillas a sinistra per Sergio Ramos, che prova la sortita offensiva. Si appoggia tra i piedi di Fabio Coentrao, dentro per Benzema, pallone interessante, esce con la testa male Neuer, attenzione, la porta è vuota, c'è Bale col mancino alto sulla traversa, subito prima occasione da rete per il Real Madrid al minuto 8 e 45 secondi sul sinistro di Gareth Bale, palla alta. A peccato di sufficienza qui l'attaccante del Real, lancio lungo di un difensore, se non andiamo errati, di Coentrao in profondità per Benzema, è costretto a uscire all'esterno, al di là della propria area di rigore, il portiere del Bayern Neuer. Come detto, all'andata nel match del Bernabeu si ripartirà comunque con un corner. Il Real si sta facendo vedere come dalle parti di Manuel Neuer. Angolo per il Real Madrid, primo della sfida, va Modric a batterlo, la palla spiove al centro, arriva con la testa Sergio Ramos e il Real Madrid è di nuovo in vantaggio, è già in vantaggio al 15° di questo primo tempo. Real 1, Bayern Monaco 0. Come è l'andata? Il Bayern Monaco gioca, il Real segna ed ora è lontanissima la finale di Lisbona per il Bayern Monaco. Difesa del Bayern ferma su questo corner battuto da Modric, va a staccare prima Cristiano Ronaldo che non la prende, ha lavorato in cielo anche di più di Sergio Ramos che arriva in seconda battuta e va a schiacciare. Difesa ferma quella del Bayern, va davanti alle telecamere, si batte la mano sul cuore Sergio Ramos, un gol pesantissimo perché siglato in trasferta e perché spegne subito le speranze del Bayern di poter ribaltare il risultato tra le mura amiche, 1-0 per il Real. La gara è tutt'altro che finita, il Bayern Monaco per passare il turno ha bisogno di 3 gol, ma in questo momento c'è un angolo per il Real Madrid che fa di nuovo il gol ed è di nuovo Sergio Ramos a metterla in fondo al sacco, sempre di testa, doppietta per il numero 4 in maglia Real al 19° e 28 secondi. I Blancos passano ancora e segnano ancora con il proprio difensore centrale Sergio Ramos, 20° in quest'istante. Bayern Monaco 0 Real Madrid 2, Allianz Arena ammutolita. Inspiegabile il posizionamento della difesa del Bayern sulle palle inattive, un corner, una punizione, 2 gol per il Real Madrid, doppietta di Sergio Ramos che dicevamo fin qui in stagione aveva siglato soltanto 2 gol in Liga, nessuno in Champions, nel giro di 4 minuti va a siglare 2 gol pesantissimi per le sorti del Real Madrid e della Champions League 2013-2014, secondo gol in 10 match per lo spagnolo. Ribery, in area di rigore del Real Madrid, non passa il pallone, può ripartire ancora Angel Di Maria in verticale verso Benzema, 3 contro 3, Benzema al centro per Gareth Bale, Bale in campo aperto, Bale in area di rigore, al centro, Ronaldo con il destro, 3-0 Real, non ci posso credere, sta dominando la squadra di Carlo Ancelotti all'Allianz Arena di Monaco, 3-0 per i Blancos. 15° gol in questa Champions League per CR7, è un incubo per i bavaresi, è il sogno per il Real Madrid, 3-0. 45° gol stagionale per Cristiano Ronaldo, 30 segnati in Liga, 15 in questa Champions League, una ripartenza bestiale quella del Real che non lascia scampo, se la scambiano i 3 talenti dell'attacco, parte Benzema, va a servire in campo aperto Bale che invece di puntare la porta avrebbe la velocità per farlo, va a servire Cristiano Ronaldo, non la prende benissimo il numero 7, si dispera, infatti Manuel Neuer la tocca, quel tanto che basta però
per andare dentro l'esultanza di Cristiano Ronaldo al 35esimo, gara partita incontro per il Real. Alla doppietta di Sergio Ramos risponde Cristiano Ronaldo, dicevamo 45esimo sigillo stagionale. È già finita l'Allianz Arena di Monaco. Carica il destro Ronaldo, classica rincorsa con le gambe larghe per quanto riguarda il numero 7 in maglia Blancos, 24 metri di distanza rispetto alla porta difesa da Neuer. Va Ronaldo! Poker da calare sul manto erboso dell'Allianz Arena, ancora Ronaldo, 16esimo gol in questa Champions League. Al 90esimo il Real non è ancora sazio, ma comunque la finale è praticamente ad un passo, anzi ce l'ha tatuata sul petto Carlo Ancelotti, è tutta sua questa finalissima che si giocherà il 24 maggio allo Estádio da Luz di Lisbona. Ancora Ronaldo, 4-0 per il Real, non è un sogno, è realtà. Lo ha cercato e lo ha trovato, un calcio di punizione perfetto come forse al mondo li batte soltanto Pirlo. Ha cercato di scavalcare la barriera, anzi di far passare il pallone sotto la barriera che, come Ronaldo aveva previsto, va a saltare. Il pallone passa sotto, nulla da fare per Neuer. E poi soprattutto un derby di Madrid in finale di Champions League, cosa che non si è mai verificata. E intanto finisce qui il match dell'Allianz Arena. Vince, sentite bene, 4-0 il Real Madrid sul Bayern Monaco. È finito l'incubo, ma rimane l'ossessione della decima che potrebbe alzare al cielo Carlo Ancelotti, davvero il principale trascinatore di questo Real Madrid in questa Champions League. Si stringono le mani i due tecnici, Guardiola va a fare i complimenti a Ancelotti, non potrebbe essere diversamente. Prosegue la striscia positiva di Ancelotti da allenatore contro il Bayern, sesta vittoria dopo due pareggi, quindi in 8 gare è uscito sempre indenne dal confronto con il Bayern. Una partita senza storia, chiusa già da Ramos con una doppietta al 20esimo. Poi ha voluto strafare il Real con una doppietta di Cristiano Ronaldo, che raggiunge il record di 15 gol in una Champions League e lo supera siglando al 90esimo anche il 16esimo e il 46esimo gol stagionale. Una serata da sogno per quanto riguarda i sostenitori, numerosissimi anche all'Allianz Arena del Real Madrid. Prendete carta e penna tutti e scrivete esattamente queste tre parole: Lisbona, Estádio da Luz e Real Madrid. Chi raggiungerà i Blancos in Portogallo tra poco più di 3 settimane lo scopriremo domani durante un'altra semifinale eccezionale tra Atletico Madrid e Chelsea, che seguiremo sempre con Diretta Sport by Night.